Buonasera. Penso che le immagini che appena sono state proiettate potrebbero bastare a farci dire che siamo pronti a partire, perché davvero il potere evocativo che hanno avuto su ognuno di noi e la forte commozione che hanno suscitato potrebbero rendere quasi superflue le parole che seguiranno. Però un minimo di cerimonia dovuta, perché fa parte della liturgia che si riserva agli eventi più importanti. Parlare di varia potrebbe essere un'operazione anche difficile, e allora a me vengono in mente le parole di una celebre poetessa polacca, Chiława Sembaska, premio Nobel per la letteratura del 1996, la quale ebbe modo di dire che ci sono parole che si consumano, si distruggono, soltanto pronunciandole. Io voglio evocare questa immagine molto suggestiva per dire un concetto, per esprimere un concetto leggermente diverso. Varia è una di quelle parole che solo a pronunciarla distrugge quell'alone di mistero che apparentemente la circonda. Varia è tutto l'insieme di sensazioni, di emozioni, di pulsioni che sono ben rappresentate da questo video in cui ognuno di noi si è visto, perché ognuno di noi è la varia, ognuno si è riconosciuto nel ruolo che ha avuto in quella manifestazione che è di tutti e di ciascuno dei valmesi. E penso che ognuno di noi sarebbe pronto adesso a cingersi i fianchi con la fascia e ritrovarsi nella corporazione di appartenenza e di elezione per attendere lo spago di Paglioni. Però, ecco, diciamo, dobbiamo tornare alla cerimonia. E la cerimonia parte da qui, da oggi, 29 novembre 2018. Il conto alla rovescia è iniziato e mancano 269 giorni al 25 agosto 2019, data in cui le manifestazioni della varia arriveranno al loro culmine con la celebrazione massima. I giorni che ci separano da quella che abbiamo contato in quella trentesima edizione della varia moderna, della varia dei tempi moderni, i giorni che mancano, in cui la macchina organizzativa che muove proprio adesso i suoi passi vedrà scandire il suo percorso con una serie di manifestazioni e di eventi che appunto saranno corali, sono di tutti, perché la varia fa parte del patrimonio che ognuno di noi ha ereditato dal passato, per questo è stata elevata al rango di patrimonio morale e immateriale da parte dell'UNESCO. È il ponte che ci lega alle radici di cui noi ci nutriamo e che può sopravvivere soltanto con la sua ripetizione costante, soltanto vivendola e tramandandola a chi verrà dopo di noi per poterla così eternare. Io penso che queste parole possano essere sufficienti per introdurre e lasciare la parola al sindaco e quindi procedere con il resto della cerimonia. Grazie. Buonasera a tutti voi, ben trovati, benvenuti nella sala del Consiglio Comunale della nostra città. Devo dire che per quanto conoscessi il contenuto del video è sempre emozionante, fortemente emozionante rivedere quelle immagini, di sentire quei suoni e quei volti provati positivamente. E mi fa piacere vedere questa sala così granita. Evidentemente, nonostante qualcuno cerchi di infangare la festa della varia, è ancora un tema fortemente sentito da tutti noi, per fortuna che capiamo, così come la stragrande parte dei concittadini, non solo l'importanza, soprattutto in prospettiva, che questa festa non potrebbe, ma dovrà assolutamente avere. E, è vero, qualcuno potrebbe obiettare, soprattutto in questi giorni, che ci sono tanti problemi, è innegabile, la nostra città ha ancora tanti gravi, annosi problemi di cui ci stiamo occupando, e questo mi sento di garantirlo e di assicurarlo, problemi annosi che vengono un'attenta analisi e soprattutto una pronta e definitiva risoluzione. Ma siamo, sono allo stesso tempo oltremodo convinto che la varia rappresenti una quasi unica occasione di sviluppo, di crescita sociale, culturale, turistica e quindi anche economica per l'intera comunità valmese e non solo. Ecco quindi perché dopo le prime due estati, un anno e mezzo circa di amministrazione, abbiamo ritenuto che i tempi sono maturi per realizzare nuovamente una nuova edizione della festa
della Maria. E quando ragionavamo sull'idea, sull'ipotesi di realizzare o meno la festa, vi garantisco che non siamo assolutamente partiti dai nomi. Il nostro obiettivo non era e non è quello di fare il contentino X o Y o di fare la festa chissà per quale recondito motivo, anzi, siamo partiti proprio consci e consapevoli della importanza della festa. E riteniamo che con questa edizione, noi come amministrazione, le persone che di cui saprete i nomi, immagino che nessuno di voi sappia chi sarà il futuro presidente del comitato, volevamo lanciare alcuni messaggi precisi che credo, anzi sono sicuro, poi troveranno riscontro nella realtà dei fatti. È stato detto, ma è bene ripeterlo anche poi in maniera concreta, perché le parole devono seguire i fatti. La festa della Varia è di tutti, è di tutta la comunità palmese, ma è ormai patrimonio dell'intera comunità. E questo però potrebbe essere solo uno slogan se non seguisse i fatti, se la festa che rappresenta, come dire, avrà delle novità assolute che per certi aspetti altro non sono di un ritorno alle origini. Ecco perché più volte ne avete sentito parlare di ritorno alle tradizioni, ritorno agli antichi valori. Le novità saranno esplicitate dopo, immagino, dal Presidente nel dettaglio, quando poi si elencherà la composizione del direttivo, che è un direttivo condiviso anche di chi dovrà ricoprire i vari settori. Vi posso dire però che avevamo in mente, abbiamo un'idea precisa di quella che deve essere la festa della Varia. Una festa della Varia in cui la politica non la fa assolutamente da padrone, anzi, la politica e quindi l'amministrazione comunale non deve mettere il marchio in senso negativo, ma deve mantenere sì la regia di quella che deve essere una festa di tutti. È impensabile, ma purtroppo è accaduto, che la festa, una festa così importante, che rientra peraltro in una rete di macchine a spalle che è stato, come è stato detto, riconosciuto dal UNESCO, è impensabile che possa essere oggetto di contesa tra l'amministrazione comunale di turno e gli imbuttatori, o tra gli imbuttatori e chi ha lottato tanto per avere un riconoscimento UNESCO, o tra chi ha lottato per il riconoscimento UNESCO e il consigliere X o l'assessore Y. Ecco, questo è uno dei messaggi chiari e forti che noi vogliamo lanciare. Nel direttivo che andrete a conoscere di qui a breve non ci sono figure politiche, non ci sono né consiglieri né assessori comunali. Novità, non ci sono neppure dipendenti comunali, che avranno ci dei ruoli ma non saranno nel direttivo. Un direttivo snello, giovane, capitanato in maniera egregia, ne sono sicuro. Queste sono una serie di input che lanciano il senso di come noi intendiamo la festa. Sentiamo spesso parlare di depoliticizzare la festa della Varia. Ecco, su questo noi siamo d'accordo ed è anche un messaggio che abbiamo colto, che era un nostro cavallo di battaglia. Ricordo quando facevo discorsi più o meno simili e ero seduto ai banchi dell'opposizione, ma non è questo la sede, ovviamente, né il mio intendimento fare politica in questi termini. Una serie di messaggi che dei correttivi, degli accorgimenti che ci consentiranno di lanciare, di realizzare una Varia diversa, una Varia davvero di tutti, dove ci sarà spazio per tutti, al di là dei pennacchi che abbiamo quanto più bandito di concetto con il Presidente. Non ci saranno più quei cortei infiniti dove sfileranno centinaia e centinaia di fasce, assolutamente no. Chi vorrà dare il proprio contributo potrà liberamente darlo impegnandosi nella festa, per la festa e quindi per la comunità, al di là della fascia, al di là del ruolo formale che può ricoprire. Quindi la Varia di tutti è un punto di partenza e anche un obiettivo che ci siamo riproposti. Quindi, ricevo una volta, ha avuto bene in mente come avrebbe dovuto realizzarsi la festa, quali paletti, quali correttivi, quali prescrizioni adottare rispetto a delle edizioni che hanno presentato, diciamo, alcuni aspetti negativi, perché io personalmente non ho condiviso, adempiendo a questi correttivi, a questi nostri quasi obblighi morali che sentivamo di adempiere, appunto, scusate il gioco di parola, abbiamo deciso alcune novità che, ripeto, non sarei tentato di annunciare, ma è bene che li faccia altri, come ad esempio restringere la possibilità di voto solo ai residenti palmesi, tornare alle origini votando il consiglio comunale, ma con un consiglio comunale, con un'amministrazione che neppure vota, quindi non prende parte, per proprio dare l'idea di un'amministrazione che non vuole in alcun modo interferire nelle scelte della Rimera, nelle scelte
del Padre Eterno. Una rivella che mi auguro possa avere quei connotati che caratterizzano le rivelle di un tempo, senza entrare dopo nel dettaglio, ma ci siamo ben intesi a cosa mi riferisco. Ecco, questa è la nostra idea di valle, una valle davvero per tutti, che possa davvero sconfinare il perimetro comunale, possa davvero trovare la sua vera vocazione. E per fare tutto questo però, servivano delle persone, che potessero concretizzare questi nostri obiettivi, condividendoli. E per certi aspetti è stato difficile, nel senso che, come immaginerete, come conoscete Palmi, le sponsorizzazioni, le pressioni in senso buono, le autocandidature, i messaggi, le chiamate sono state infinite. Per altri aspetti invece è stato facilissimo. Guardate, io ritengo che per ciascuno di noi, nelle associazioni, nel lavoro, nella vita privata, valga il curriculum. Possiamo lodare o lodarci quanto vogliamo, possiamo denigrare o denigrarci quanto vogliamo. Ciascuno di noi ha una storia personale, professionale, possiamo dire quello che vogliamo, ma contano alla fine i fatti, come dico spesso ai miei assessori, dimostratemi quali fatti sono quelli che contano l'oggetto di giudizio. Ciascuno di noi, tornando al momento serio, ha una storia personale e professionale che dimostra sul campo cosa ha fatto. Cosa ha fatto per Palmi, cosa ha fatto anche fuori da Palmi. Prometheus, con il suo presidente, Saverio Petretto, sia l'orgoglio della nostra. Ed è la figura che meglio incarna questi valori, questi principi, questi obiettivi che ci riproponiamo di realizzare. Ed è il capitano che insieme alla squadra, che insieme abbiamo formato, potrà al meglio guidare questa barca in questa tempesta che non voglio intenderla con un'accezione negativa, ma che sarà davvero un turbinio di emozioni, e che sarà ricordata al di là degli slogan, la più bella, la più brutta, la più importante, la più importante, ma davvero questa volta come la maglia di tutti i valvesi, la maglia della comunità mondiale. Grazie a voi. Consegnare anche simbolicamente questa piccola stanga dell'edizione 2008. Presidente, prima di darti la parola concludo dicendo questo: la nostra intenzione come amministrazione comunale è di codificare tutte queste regole, tutte queste discipline che ci siamo dati subito dopo la festa, questo per far sì che ci sia un regolamento che disciplini in maniera chiara qual è l'organo che gestisce e realizza la festa, da chi è composto, da chi è nominato, ogni quanto si farà la festa, quindi una calendarizzazione precisa. Ciascuno deve sapere cosa fa e lasciare una sorta di testamento della valle che possa servire anche per le future generazioni, per le future amministrazioni, per ritornare sia alle origini e soprattutto evitare in futuro contaminazioni che possono far solo degenerare la festa a quello che invece non è e che negli ultimi anni probabilmente ha portato anche un pizzico di disaffezione. Il nostro compito, caro Presidente, tu in primis, è di capitanare questa formidabile squadra, tutta nuova e giovane, e soprattutto far rinnamorare i cittadini della festa della Maria. A te. Ringrazio tutti voi per essere qui stasera, testimoni della tradizionale cerimonia della nomina del Comitato che mi investe del ruolo di Presidente della Valle 2019, che con entusiasmo e una necessaria dose di umiltà mi accingo a rappresentare. Con commozione rivolgo un particolare pensiero a tutti gli amici della Valle che non sono più tra noi e che hanno dato un contributo di idee e di amore che non possiamo mai dimenticare. Il simbolo di questa carica, vorrei sinceramente ringraziarlo per avermi voluto concedere l'onore di guidare nel 2019 la Valle di Palmi, dimostrando la sua fiducia e la sua stima
nei miei riguardi, lasciandomi in pratica libero arbitrio nella formazione e nella struttura della festa. Con questo gesto, che riteniamo non abbia precedenti nella storia di questa manifestazione, il sindaco della città ha voluto lanciare un segno di rinnovamento nella gestione della cosa pubblica, lasciando fuori dalla gestione diretta della festa la politica e la burocrazia. Infatti, come vedremo dalle slide che andremo a proiettare, nel consiglio direttivo, che sarebbe l'organo direzionale e gestionale dell'intera manifestazione, non sono stati inseriti membri della giunta e della maggioranza. Questo, ripeto, oltre ad essere un segno di grande fiducia, vuole lanciare un messaggio chiaro: la varia è la festa del popolo, della gente, e non deve rappresentare, come è successo in passato, caro sindaco, il simbolo del potere politico del momento. È un gesto coraggioso che ci rendiamo conto, signor sindaco, politicamente rischioso, ma speriamo che i fatti e la riuscita della festa le diano ragione e la riparino di questa sua scelta che ripone nella mia persona e nei membri del direttivo una grande responsabilità. È un onore e un impegno che ritengo da parte mia una sorta di premio per tutta l'attività svolta dall'Associazione Prometheus nell'ultimo decennio, che è mio onore di rappresentare, impegno al quale mi dedicherò, come sempre ho fatto nella mia vita, con la passione e l'amore che nutro nei confronti della mia Palmi. La vaia che ci accingiamo a utilizzare vuole essere la metafora della nostra città, che si vuole arrendere a un crepuscolo costante e pericoloso. Ognuno al proprio posto, pronto a sopportare il sacrificio di una fatica immane, tesa a riannodare i fili di un'intera comunità e raggiungere l'obiettivo. Il trasporto sarà estremamente difficoltoso, ma il carro non si deve fermare, rappresenterebbe una sconfitta per l'intera comunità. Per questo l'intera collettività deve spingere tutti uniti, sebbene con diverse sfaccettature, verso un unico obiettivo, senza mai fermarsi per il bene del proprio paese, della propria città, della propria terra. Nel cammino che ci apprestiamo ad affrontare avremo necessità della collaborazione di tutti e di tutti coloro che hanno voglia di lavorare, sperando di coinvolgere in questa avventura che non può e non deve essere solo mia o del direttivo. Riteniamo che l'impostazione della festa, che ha un'attenzione vasta che travalica i confini regionali, debba essere il risultato della più ampia condivisione di idee, suggerimenti, proposte da vari soci, e la riuscita debba essere il risultato di una squadra coesa e unita che opera per far crescere la nostra comunità. L'armonia e lo stare insieme devono essere la chiave di volta e lo strumento per portarci uniti all'esterno. Certo, non possiamo ignorare la diversità e la personalità di tutti, ma questa diversità che ci rende forti, ricchi di entusiasmo, perché ci permette di mettere insieme i diversi punti di vista e di affrontare i problemi da diverse angolature. Lasciando da parte tutti gli egoismi personali e la voglia di protagonismo, creeremo quel valore aggiunto che ci permetterà di far crescere un gruppo forte, in un clima positivo, dove gli obiettivi diventeranno comuni, perché comuni sono i valori. Saranno graditi consigli, saremo totalmente aperti anche alle critiche, che saranno tanto più gradite quanto saranno leali e costruttive. La polemica, caro sindaco, e l'esibizionismo sferato non tremeranno casa nel nostro gruppo. Questo è tutto. Riteniamo che la nostra comunità abbia le risorse umane e professionali per provare a costruire una festa all'altezza del suo valore, per essere annoverata tra le feste più belle e suggestive della penisola. Ancora grazie a tutti per l'attenzione e grazie, signor sindaco, dell'onore che mi ha concesso a guidare tra le macchine più difficili e complicate, ma allo stesso tempo tra le più affascinanti. Senza sforzo, ma niente. Volendo seguire questo cerimoniale, io mi permetto di fare un passo indietro, perché tutti noi conosciamo Saverio Petito, conosciamo la sua ritrosia, il suo non voler stare in primo piano, il suo essere un passo dietro agli altri. Però c'è una menzione che penso sia dovuta, perché rende onore a te come persona e a tutti coloro che ti stanno vicini. È una menzione che è apparsa, è stata pubblicata sul numero di ottobre, di Orizzonte.
Zonte Medico e fa riferimento ad uno dei tanti contributi dati dall'Associazione Prometheus, nello specifico al reparto di radioterapia della struttura degli ospedali di Reggio Calabria. È stato il professor Said Sayad a sottolineare, io mi soffermo proprio su queste parole, il contributo, la disponibilità e attività degna di lode del dottore Saverio Petitto e dei suoi volontari in una lettera che è stata indirizzata al sindaco di Parma. Il dottore Sayad ha voluto sottolineare ed elogiare il gesto di umanità, solidarietà e altruismo dell'associazione e dei suoi volontari, definiti uomini calabresi, uomini speciali, unici. Il senso di questa citazione deriva dal fatto che, come si suol dire, quando ci si opera per il bene è a beneficio di tutti, senza colori, senza funzioni, senza che ci sia un'individualizzazione, una destinazione verso un fine particolare. Quindi hai saputo, con l'associazione Prometheus, incarnare valori che vanno al di là del particolarismo, mettere a beneficio di tutti, quindi è meritorio che questo sia portato a conoscenza di tutti quanti, Saverio. Nomina delle livelle, allora
allora, sono state a nome del Pantello e la recensione delle tre finaliste a Mimelle saranno effettuate con votazione segreta dai soci del comitato. Quindi chi paga la quota sociale e il regolo con pagamento della quota sociale ha diritto di voto, e le selezioni delle tre Mimelle e l'elezione del Pantello viene fatta dal comitato, quindi non ci saranno più né amministrazione comunale né consigli comunali, solo il comitato. Poi il cerimoniale della programmazione della Rimella rimane impariato in villa comunale, però anche là non c'è alcun sindaco, abbiamo stabilito che voteranno solo i valdesi. Una cosa che ci tengo particolarmente, perché l'abbiamo lanciata noi nel 2008, è la valle dei bambini. Ritorna a essere partecipata solo dai bambini, senza nessuna, come voglio dire, limitazione della struttura principale. Saranno coinvolte il concetto con l'area della pubblica istruzione, scuole pubbliche, attraverso un concorso dedicato alla Valle e alle sue tradizioni. Il cibo, la base che aveva fatto sapientemente il costruttore Salvatore De Francia, ora ne parliamo col sindaco, vediamo di collocarlo in qualche posto come simbolo, no? Un posto prestigioso, no, sindaco, come prototipo della Valle. Lo stabiliremo insieme all'amministrazione comunale. Quindi la Valle dei Bambini torna a essere la Valle dei Bambini. Poi prendiamo i bambini già da subito, al prossimo direttivo formeremo una squadra che dialogherà con i direttori delle scuole e con i presidenti. Questa è una cosa che il sindaco ci teneva tantissimo e io sono d'accordo con lui. Saranno bandite, ve lo dico già adesso, tutte le fasce che è la gente a casa, perché mi ricordo benissimo, avevamo organizzato in maniera meticolosa con il comandante dottor Francesco, in maniera meticolosa avevamo organizzato tutti, a un certo punto nel giorno della festa spuntavano questi personaggi con fasce e con medaglie a destra e a sinistra distintivi in tasca dietro il serene dappertutto, e allora cioè, a un certo punto gli faccio a uno di questi, tutti erano mio parente, dice: ma tu che ci fai qua? Dice: io sono un socio, io sono il coordinatore. Quindi saranno bandite le fasce, si sarà rimodulata la fascia rispettando le tradizioni, e il socio avrà il tesserino col numero registrato in un registro dei soci. Questo è il, e poi per quanto riguarda l'aveva anticipato il sindaco, il giorno della Mari il comitato non sfiderà, ma sarà messo a disposizione del comandante Francesco Maragò, comandante, per il coordinamento e per la sicurezza, perché il decreto Gabrieli, tramutato in legge, impone delle regole che dobbiamo rispettare. Quindi un socio utile anziché un socio inutile. Andiamo avanti. Questa è una cosa molto importante, perché qua ci sono i poeti, parlo fatta solo di poeti, ma di storici, tutti sono storici, tutti sono. C'è un fenomeno per l'altro che si chiama tuttologo, ognuno è tuttologo. Questa è una cosa molto importante, la struttura è una cosa essenziale. Il primo consiglio direttivo, per cui parteciperà il sindaco, procederà di concerto con l'ingegnere Scarfone a nominare uno staff di tecnici per la verifica della struttura della varia. Vi annuncio già da adesso che mi pare che sia in sala l'amico Natale Princi, ecco qua c'è Natale. Grazie a te. L'amico Natale Vinci, che è un esperto di falegnameria, uno staff formidabile, ha dato la sua disponibilità a eventualmente ristrutturare o a costruire un nuovo cibo e un nuovo stanghe. Quindi da questo punto di vista, gratuitamente, per la sicurezza. Punto, perché io ho conosciuto questo signore da poco, mi ha entusiasmato, è un amico della città, e ha promesso anche di fare due grossi eventi per la nostra area di livello internazionale, come già ve lo dico, e sono molto felice. Ecco, come avete visto, queste sono più o meno le novità di questa area, che sarà sobria, tranquilla, bella. E poi abbiamo inventato un'altra cosa, che si chiama Valley Summer Sites, scusate il mio inglese, verranno promossi con gli esercizi commerciali e rapporti con la valle, alla fine del viale, una sconchistica per il periodo che va dal 10 al 25, che è il periodo di gestione della valle.
È tutto qua. Adesso passo la parola alla presentatrice che fece una migliaia di accessori. Procediamo subito, svelato l'organigramma, passiamo a presentare il vicepresidente, il primo vicepresidente, il dottore Vincenzo Barbieri. Mi permetta di tracciare brevemente con il suo profilo. Io sono un imprenditore calabrese tra i più apprezzati non soltanto a livello nazionale ma anche internazionale nell'ambito della ristorazione. C'è una definizione che mi ha colpito: lei si definisce un archeologo della ristorazione, forse anche un po' in un certo senso un sacerdote, perché con una certa sacralità si è avvicinato alla cultura del cibo, della gastronomia e di Alto Monte. Come? Dell'ospitalità, certo, sì, ci stavo arrivando, ma appunto era questa definizione che mi aveva colpito, perché comunque al di là del, come dire, la metafisica andava al di là del legame con la sola imprenditoria. Vive ad Alto Monte, vanta una serie di premi, ne ho contati oltre 10 nel suo curriculum, e ci fa piacere appunto che sia testimone dell'edizione della Varia 2019. Le do subito la parola in modo che può presentarsi direttamente. Grazie. Grazie alla città di Palmi e grazie al sindaco e ai suoi rappresentanti che mi hanno voluto in questa bellissima organizzazione, perché è una cosa a cui tengo molto. Tengo molto perché io da sempre organizzo eventi, da sempre sono convinto che gli eventi siano un po' il sale di una città, di una regione, di un'area come la nostra. Gli eventi di qualità, questa è una parola che non dobbiamo dimenticare, e credo che la Varia ha tutte le caratteristiche per diventare un evento di attrazione nazionale e internazionale, perché una cosa che mi piace dire è giusto che i palmesi sentano loro questo evento, ma secondo me la Varia è un evento italiano, un evento di tutti noi. Io che sono di Alto Monte devo sentire mia la Varia, perché in questo modo la Varia diventa un grosso e forte attrattore che farà poi bene a Palmi, farà bene alla nostra regione, farà bene alla nostra Italia. Quindi io con i miei modesti suggerimenti tenterò due o tre indirizzi importanti. Intanto, secondo me, la Varia è giusto che duri un anno intero, non può fermarsi a 15 giorni. Perché se noi pensiamo alla Varia 10 giorni di agosto, diventa come tutte le città, diventa una cosa bella per la città, diventa una cosa a carattere religioso importante, però a livello economico-sociale non lascia niente alla città. Invece se la Varia diventa un evento che da oggi fino all'anno prossimo si comincerà ad organizzare eventi e pro Varie, allora incominceremo a sentire parlare di Varie a Milano, a Torino, non solo dove ci sono cittadini di Palmi, perché io mi devo dire una cosa, io faccio tantissime manifestazioni in giro per il mondo, sapete che ho postilato una specie di classifica, i cittadini di Palmi sono i più frequenti. Quando mi dicono, ah, noi siamo calabresi, siamo della piana, siamo di Palma, io poi automaticamente dico, c'ho degli amici carissimi, bla bla, senza fare nomi, e quindi ci sono tantissimi palmesi nel mondo. Ripeto, la Varia deve diventare un'attrazione internazionale che dura un anno intero, allora la gente si incomincerà ad affezionare più di quanto lo è ora a questa bellissima manifestazione. Secondo me, chi mi ha invitato ad essere presente in questo prestigioso comitato ci ha visto a lungo, perché sa la mia capacità nell'organizzare eventi. Se uno a me dice, Enzo, mi attacchi per fuori la spina, dire, non è cosa mia, io purtroppo la tecnologia, ma se uno mi dice, Enzo, qui c'è un pezzo di stoffa di juta, organizzo un evento intorno a questo, datemi 10 minuti e io mi organizzo la sagra sulla juta. Quindi ho predisposizione, passione, piacere,
Poi quando si tratta di cose legate alla mia terra, la cosa si moltiplica. E credo che qui siamo, qui a Baldi, siamo veramente nelle condizioni di poter fare un evento grossissimo. Ripeto, un evento che per me, se io l'anno prossimo ci sarò ancora ad aiutare questo comitato, vorrei dire che noi siamo riusciti a fare durante tutto l'anno degli eventi. Si parlava di scuole, di discorso dei temi nelle scuole, si parlava, cioè, noi nelle grandi città italiane, per esempio, io domani parto per Milano e vado all'artigiano in fiera. A Milano io sono in una manifestazione che porta 4 milioni di visitatori. Non dico che dobbiamo andare a fare la varia là, però una mini struttura che rappresenti la varia nel centro dello stand della Calabria, secondo me ci deve essere. Per fare un esempio per la prossima volta, perché la gente passa la varia di Palmi, deve sapere, leggere, chiedersi che cos'è la varia, correrà dal nome che l'ha conosciuta, definita, e poi in modo che la gente conosca soprattutto un programma della varia. Si deve sapere in Italia che il 3 luglio del 2019 quest'anno ci sarà una manifestazione gastronomica dedicata alla varia. Dobbiamo sapere che l'autunno di quest'anno sarà l'autunno della varia, cioè tutto l'anno deve essere dedicato alla varia, perché la varia, ripeto, io credo che ho avuto modo di parlare con una signora, sono preso un caffè e dice: sto paese non c'è niente, signora, cosa ha detto? Voi avete la varia 4 giorni, 5 giorni all'anno, detto, queste cose non devono succedere. Noi dobbiamo far vedere che la varia diventa veramente l'attrazione principale, la festa più importante che c'è in Calabria. Quindi noi vogliamo, faremo per esempio un bel sistema di mailing con l'estero, con tutti i paesi dove i palmesi sono, ma dove i calabresi sono, parliamo degli Stati Uniti, parliamo del Canada, parliamo dell'Europa intera, far incuriosire turisticamente, religiosamente, le persone che dovranno venire, che prometteranno di venire a Palmi a vedere che cos'è questa bellissima manifestazione, che cos'è la linea, che cos'è tutto. Dobbiamo incuriosire la gente, e oggi con gli esperti in questo settore, con i sistemi informatici che abbiamo, secondo me è non è come una volta, come 50 anni fa che ti mettevi a scrivere lettere tra tuo volo, no, con email, fai un'email e dici e informi 1000 persone, 2000 persone, 10.000 persone in un istante. Quindi la mia modesta presenza in questa bellissima città sarà quella di essere a disposizione del nostro presidente, dell'amico Abate, di tutti voi, dell'amministrazione. Io vi darò dei suggerimenti, può darsi pure che questi suggerimenti non saranno discussi, naturalmente io non dirò domani facciamo questo. Io direi di fare una cosa così, vi porterò pro, contro, benefici, tutte le cose che sono legate alla... E secondo me con questo sistema riusciremo a fare quattrini per poter investire in questa manifestazione, ad incuriosire il mondo che ha sentito parlare della varia ma non la conosce quanto dovrebbe, e soprattutto far esplodere la passione all'interno dei palmesi. Grazie. Far parte del comitato della varia, mi entusiasma questa iniziativa. Stasera non sono con voi per ragioni legate ad altri impegni che avevo con comitanti, contate ovviamente su di me, noi il massimo faremo in modo che questa manifestazione abbia un accordo con tutti gli altri componenti, insieme con il nostro presidentissimo Saverio, tutti gli amici che ci daranno una mano, faremo in modo che questa manifestazione sia quanto più nota possibile, non solo in Calabria, insomma, ma nel resto del paese. Il mio impegno, diciamo, sarà al massimo, cercherò di dare una mano non solo nella comunicazione, logisticamente, ma anche cercando di realizzare una serie di manifestazioni con personalità importanti del teatro, del cinema, insomma, contate davvero su di me. Vi ringrazio per la fiducia, per l'affetto. Io d'altronde ho un unico grande amore nella vita della mia madre, quindi sono felicissimo di stare con voi e contate al 100% su di me. Buon lavoro e a prestissimo. Adesso chiederei a Chiara Ottuso
membro del direttivo, di poter intervenire per un breve saluto. Chiara, mi permetto di dire questo senza che ciò possa innescare polemiche. Chiara è l'unico membro donna del direttivo, però io non credo alle quote rose, io credo alle quote di valore. Quindi effettivamente ecco, ci tengo a sottolineare questo. Possiamo dire forse che sei la più giovane del direttivo, vero? Non ne ho idea, però. Io penso di sì. No. Chiara, vai tu. Intanto buonasera a tutti e il mio vuole essere un brevissimo intervento, soprattutto di ringraziamento verso chi ha creduto in me, nella mia presenza. Io sono una docente di storia e filosofia, quindi direi che è un po', insomma, una presenza teorica la mia, che però si vuole concretizzare, perché ho accettato questo incarico di membro e di consigliere perché credo fermamente nel potere della varia, un potere di promozione sociale, culturale, umana e soprattutto nel potere di aggregazione che ancora ha la varia, che avrà sempre. Un potere che secondo me è molto importante oggi perché è necessario trovare un'identità comune. Un'identità che però si nutre, come diceva prima anche il Presidente, di differenze, quindi di un carattere di molteplicità. E credo che questo davvero direttivo possa essere aperto al dialogo, al confronto, al dibattito, senza interessi sottesi, senza alcun tipo di colorazione politica, e tutto questo per realizzare quell'ideale così bello che è l'ideale democratico. Noi siamo terra di democrazia, siamo Magna Grecia, non lo dimentichiamo mai, siamo la terra in cui è cresciuto davvero il dialogo, in cui si è sviluppata la capacità di utilizzare la parola e di anche applicare la stessa parola attraverso un'unione tra teoria e prassi. E penso davvero che questo tipo di comitato possa in qualche modo unire attraverso vari interessi che sono i più poliedrici, manageriali, commerciali, culturali, posso unire un po' queste due sfere. E se mi è consentito, visto che insegno filosofia, non posso non fare un riferimento ad un filosofo che è Francesco Bacone, italianizzato diremmo, che parla proprio di un lavoro degli scienziati. Il lavoro degli scienziati, dice Bacone, deve condurre poi ad un pubblico controllo, ovviamente soggettivo ma anche oggettivo, che poi possa produrre scienza e cultura, e parla delle api. Io penso che noi come team potremmo essere davvero come non tanto i ragni, dice Bacone, che testano una terra che poi è autoreferenziale, quindi quasi non fanno altro che crogiolarsi all'interno della superbia, dell'arroganza, né tantomeno come le formiche che invece accumulano e poi consumano tutto. Invece le api tendono a trasformare il nettare in miele, così vogliamo fare noi, trasformare un po' tutto in cultura e bellezza. Grazie. Grazie Chiara, ci fai sempre volare in alto, davvero, grazie. Il comitato ha nella persona dell'avvocato veneto il suo presidente onorario. Non può negarci il piacere innanzitutto di questo intervento. Avendo posizioni diverse si riesce a raggiungere il traguardo.
E quindi il tema è il tema della festa popolare. Popolare non significa che il popolo sovrano decide, il popolo sovrano l'ha sentito, poi ci sono i corpi intermedi che devono interpretarlo e tendere al traguardo, perché altrimenti si finisce per combattere senza risultato alcuno. E questo che mi ha spinto a dire sì alla fine dopo questa strenua battaglia, anche perché sul piatto della bilancia c'è una stima enorme che ho sempre avuto verso questo presidente, perché tutto lo sa, mi ha chiesto più volte che egli si immolasse e ha sempre rifiutato. Questa volta ho deciso di vincere io 1-0. Speriamo nel pareggio. Io non so quale sia la mia funzione, ma avendo insieme a questo vulcano che è Barbieri, che è una delle prime volte a quando ci vede sul inedito, 20 anni fa, il gatto, quell'organismo che ci fu scippato, anche con la complicità di qualche cittadino eletto, ma qualcosa di passa, e che adesso giganteggia la Giovanna, ci fu scippato. E allora questo abbiamo avuto la fortuna di incontrarci l'amico Barbieri e poi con la tua famiglia. Bene, che cos'altro vi devo dire? Aspettiamo Trepidanti, non il 25 di agosto, bella data finalmente, non è proprio la fine di agosto, bella data, ma di vedere nel concreto crescere la voglia di essere ogni città della Valle. Come no, la città dei Gigli e così via dicendo, perché scrivere prima pagine che si identifica nella Valle significa avere già un progetto. Il progetto è quello di trarre dalla Valle insegnamenti per la riportare a ciascuno di noi. Buonanotte. Prima di darti la parola, abbiamo dimenticato una slide che ci insieme come ha fatto cena adesso. Dai Padura delle TV, bentornato tra di noi a Lino Polimeri. Quindi c'è altro TV, adesso non posso, no? C'è il signor Condello, tutti qua, che sono tutti in completo. Una cosa importante, sindaco, lo vogliamo dire, che questa volta non ci sarà preferenza per nessuno, le TV possono lavorare tranquillamente. Ognuno, poi vedrete voi le vostre esigenze, lo saremo a vostra disposizione. Grazie. L'ho detto all'inizio, sono 269 giorni che ci separano al 25 agosto. In questo momento non ci sono delle conclusioni, non si può concludere un qualcosa che è cominciato un'ora fa. Quindi siamo tutti in moto, tutti in marcia. Mi facendo dalla regia, quindi ha già assunto il ruolo di presidente pieno titolo, quindi sindaco, vuole lei magari. Una considerazione improvvisata è che sono ora più che prima convinto delle scelte che ho fatto, perché si respira davvero una bella armonia, si respira davvero una bella atmosfera, confermato di giorno per giorno che le mie scelte erano fondate e motivate. E quindi credo che ci siano tutti i presupposti, tutti gli elementi, tutte le condizioni per lavorare tutti insieme e per realizzare davvero una bella festa condivisa. Ecco, questo termine l'ho utilizzato prima, credo che si possa utilizzare anche questa volta. Io vi ringrazio ancora una volta per essere qui con noi. Siete voi a farci l'onore per essere qui presenti, il presidente, tutto il direttivo, i vari capi settore, così il DET, Anna che ha fatto ancora una volta una bella. Alcuni non sono stati nominati, ma avranno il come un ruolo dentro la festa, per la festa, per l'organizzazione. Non concludo perché diceva Benanna, è appena adesso è partita questa festa, però vi do l'appuntamento alla sala che precede il Consiglio Comunale per un piccolo buffet, dove avremo modo di
di tenerci fuori dal microfono. Grazie ancora e buona serata.